Oggi vediamo insieme come non deve assolutamente essere la vostra foto profilo se volete spiccare, se volete emergere in mezzo a 3 milioni di altri profili. Ciao e benvenuta o bentornata sul mio canale, io sono Zinovia Nacchi e su questo canale parliamo di Instagram e di tutto quello che serve alle unico tecniche per avere successo. Oggi vediamo insieme come non deve assolutamente essere strutturata la tua foto profilo se vuoi appunto emergere o se vuoi distinguerti dalla massa. Prima di tutto la foto profilo è fondamentale e questo l'abbiamo detto anche nell'altro video che se non hai ancora visto ti invito ad andare a vederlo subito dopo, lo trovi sul mio canale. La foto profilo è molto importante per attirare l'attenzione, per emergere, per trovare nuovi potenziali follower o per essere riconosciute e per far sì che l'engagement ai vostri contenuti e alle vostre stories aumenti. Vediamo insieme quattro elementi che non ci devono assolutamente essere nelle vostre foto. Prima cosa, non dovete assolutamente avere delle foto di bassa qualità. La qualità della foto, soprattutto la vostra foto profilo, è fondamentale perché se la qualità della vostra foto è brutta, è sgranata, è scura, è confusa, sfocata, che non si capisce chi siete, che cosa fate, ecco, questa sicuramente non vi porterà assolutamente nessun vantaggio, nessuna persona nuova, nessuno verrà a vedere il vostro profilo e i vostri contenuti e nessuno verrà voglia di cliccarci e vedere qualcosa in più su di voi. Il secondo elemento che ritengo molto importante è questo: avere una foto profilo tua ma molto lontana non ti aiuta per niente. Il viso deve essere visibile perché le persone si affezionano ad altre persone, le persone comprano da altre persone, le persone vogliono vedere la tua faccia. Quindi se tu hai deciso di crearti un personal brand e hai deciso di utilizzare la tua faccia come foto profilo, allora è fondamentale che questa foto sia di qualità e sia molto da vicino, nel senso stile fototessera, stile mezzo busto, quindi al massimo possiamo fare che si vede il mezzo busto, non la figura intera e non in lontananza. E attenzione, anche con il mezzo busto il viso deve essere ben distinguibile e ben chiaro, perché altrimenti non rimanete impressi nella memoria delle persone, non rimanete memorabili, ma vi perdete insomma in mezzo alle 3000 di altre persone che non spiccano per niente. Quindi è molto importante avere la foto profilo un po' più ravvicinata, dove si vede bene il vostro viso, dove voi sorridete, dove vi fate vedere per quella che siete realmente. Il terzo elemento, ovviamente collegato al secondo, è che nella vostra foto profilo, soprattutto se usate il vostro personal brand, quindi la vostra immagine, è consigliabile avere degli elementi che rimandano alla vostra professione. Per il semplice fatto che se le persone non vi conoscono, non riescono a ricordarsi che lavoro fate e per quale motivo vi stanno seguendo oppure vi dovrebbero o vi potrebbero iniziare a seguire. Quindi per esempio se voi siete un insegnante o siete un'unico tecnica e state creando il vostro personal brand, ricordatevi che avere una foto profilo dove vi fate capire che voi siete un'unico tecnica oppure un insegnante, sfruttando magari le lime, gli attrezzi da lavoro, appunto, i colori, gli smalti, i gel, le lacrime, gel, le polvere, tutto quello che volete. Basta che sia originale e che mi faccia capire che cosa troverò sul vostro profilo. Questa è una cosa fondamentale e senza di questo, anche qui rischiate di essere viste come un profilo qualsiasi di una persona normale e quindi la probabilità che qualcuno ci clicchi sopra diminuisce di molto. E infine l'ultima cosa, se invece voi avete deciso di caricare come foto profilo la foto di un vostro lavoro, cosa che io vi consiglio soprattutto se non volete metterci la faccia, però magari preferite mettere una foto molto lontana, sgranata o di bassa qualità, ecco, vi consiglio invece di mettere una foto molto molto bella, il migliore dei vostri lavori, come foto profilo. Attenzione, non dovete assolutamente inserire la foto di qualcun altro, cioè non serve mettere la foto bellissima che avete trovato su Pinterest per semplice fatto per attirare l'attenzione, perché una volta che le persone arrivano sul vostro profilo ovviamente si accorgono e poi se ne vanno perché semplicemente si sentono anche un po' prese in giro.
Quindi state attente e cercate di mettere il vostro migliore lavoro come foto profilo, però fate in modo che sia abbastanza vicina, che si veda e che si capisca qual è la qualità del vostro lavoro, qual è il livello, insomma, e qual è che cosa, insomma, aspettarsi una volta che arriveremo sul tuo profilo. Detto questo, nel prossimo video vediamo insieme che cosa potete scrivere su di voi nelle vostre caption, quindi come vi potete presentare, di cosa dovreste parlare, appunto, per quanto vi riguarda nelle vostre caption. Quindi se ti interessa l'argomento, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanellina delle notifiche, così ti arriverà la notifica appunto appena sarà caricato. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!